Glissa sulle domande politiche, dispiaciuto dell'accoglienza tiepida nelle sale americane del suo Horizon, ma fa anche capire che un vero cowboy, uno che va dritto per la sua strada, uno che non segue le mode. Così stamani un rilassato Kevin Costner a Catanzaro, al Magna Grecia Film Festival 2024, incontra la stampa per parlare principalmente di Horizon, An American Saga, già fuori concorso al Festival di Cannes 77. Le immagini, tutto ciò che vedevo e conoscevo dell'Italia era un qualche cosa che leggevo soltanto dalla carta, dai libri. Poi ho avuto l'opportunità di realizzare un film, Fandango, che purtroppo non ha avuto molto successo in America, che nessuno vedeva, che nessuno aveva visto, che nessuno aveva conosciuto, se non che venendo in Italia ho avuto una grandissima. I'll see you for, thank you. I'll see you for the press conference. Venuto in Italia. Ho avuto la grandissima sorpresa di rendermi conto che il film, questo film, invece in Italia era arrivato e quando mi si diceva tu hai fatto questo film, io dicevo sì, però non c'è modo di vederlo, invece mi è stato detto no, guarda, il film è uscito in Italia e gli americani e gli italiani lo stanno vedendo e questo è stato per me un grandissimo piacere, qualcosa eccezionale perché mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che era possibile farsi conoscere e quindi mi ha fatto crescere perché mi ha cambiato il mio approccio al lavoro, ha cambiato il mio approccio alla carriera. Quindi io amo moltissimo l'Italia, è un paese a cui sono molto legato perché ovviamente non è soltanto da un punto di vista estetico, da un punto di vista paesaggistico, ma perché ho questo legame emotivo molto forte.